storia, arte, enogastronomia, ma anche natura e sport. L'Umbria offre tutto questo ai turisti che vengono a visitarla. Una regione suddivisa in due province, una più famosa e conosciuta anche all'estero, anche come centri spirituali, un'altra che patisce un po' l'effetto della sorella minore. È per questo che il Gal Ternano ha deciso di valorizzare i suoi monumenti, i suoi aspetti storici e culturali. Meritano una visita nel Ternano i castelli, in particolare quello di Guardea e quello di Alviano. Paolo Pennazzi del Gal Ternano, che cosa hanno di particolare e di curioso questi castelli? Ah, questi due castelli si trovavano nel punto di confine fra Todi ed Amelia, che erano due delle più importanti città dell'Umbria meridionale. Il castello di Guardea, che è stato ricostruito negli ultimi 35 anni da una famiglia e attualmente è visitabile, conserva ancora le tracce di una triplice cinta muraria. E abbiamo invece il castello di Alviano, che fu sede della importante famiglia che diede natali a Bartolomeo d'Alviano, uno dei più importanti capitani di Ventuna del 300, e che è attualmente di proprietà comunale e che è visitabile per tutto l'anno. La valle del Tevere o Teverina, vista dall'alto da questi borghi, presenta un bellissimo panorama da cui è possibile vedere ad esempio anche la cosiddetta Osi di Alviano, che è un'osi naturalistica accessibile durante tutto l'anno. Per quanto riguarda in particolare Lugnano in Teverina, all'interno della cerca muraria abbiamo una chiesa molto bella, che è la collegiata di Santa Maria Assunta, che è visitabile tutto l'anno, attualmente la chiesa parrocchiale, e all'interno della quale sono conservate delle opere cosmatesche dell'inizio del 200. Nella Valle del Nera c'è Ferentillo, che è un altro centro medievale particolare. Sì, Ferentillo conserva all'interno della sua cerchia muraria una chiesa molto particolare, in quanto al suo interno sono state rinvenute dei corpi dell'antico cimitero della chiesa. Questi corpi si sono mummificati a causa delle particolari condizioni ambientali che si trovano all'interno della cripta di questa chiesa. Scendendo e ritornando verso Terni si incontra, diciamo, il punto più famoso di questa provincia, che sono le cascate delle Marmore. Sì, chiaramente è uno dei punti principali, in quanto sono visitate da più di 400.000 visitatori l'anno. Le cascate sono un'opera dell'uomo, furono create dai Romani, e infatti deviando il corso del Velino, che si trovava a monte della Valle del Nera, e facendolo cadere direttamente sul fiume Nera, e creano questo spettacolo che ancora oggi è visibile. In zona da segnalare in particolare una cantina e un centro che si occupa anche della raccolta e dello smintamento dei tartufi, ma poi parliamo invece di San Gemini, che alla fine di settembre ha una giostra particolare. Sì, la giostra dell'Armi, in cui si affrontano due rioni, il rione Rocca e il rione Piazza. E in questi 15 giorni della festa si alternano diverse manifestazioni, cortei storici, e terminano con la gara medievale. Ultima tappa del tour, Narni e Amelia. Sì, Narni è una città medievale in cui è possibile visitare i sotterranei di quella cosiddetta Narni sotterranea, che si trovano al di sotto della chiesa di San Domenico, e erano le antiche stanze dell'Inquisizione narnese. Ad Amelia c'è l'imbarazzo della scelta, diciamo che è bellissima da visitare partendo dal Duomo, scendendo nel teatro fino a visitare il museo, dove è conservata la statua del Germanico, che è una delle statue bronzee meglio conservate risalenti all'epoca romana.